Ciao ragazze! Allora, il video che vi faccio oggi è su come si toglie un sollevamento. Allora, normalmente e fortunatamente a me non capitano mai sollevamenti. I sollevamenti, parliamone un po', possono essere dati da tanti fattori. Gel di scarsa qualità, errata preparazione dell'unghia. Il motivo più frequente di solito è il toccare con il gel il giro cuticole dell'unghia, quindi comunque nei laterali, ma anche comunque proprio nel giro cuticole questo. Di solito se toccate con il gel lì, anche se l'unghia è preparata bene o tutto il resto, con il passare dei giorni, anche già solo dopo una settimana dalla ricostruzione, probabilmente lì comincerà a farsi bolla d'aria a sollevamento. Allora, io mi sono chiusa quest'unghia qui nel cassetto 2 o 3 giorni fa. Per la botta non ha retto e purtroppo, essendoci anche già un bel pochino di crescita, mi ha fatto sollevamento. Adesso, come vedete, si sta scollando. È anche abbastanza dolorosetto perché poi ve le ha intrigate dappertutto. Allora, quello che mi raccomando quando vi trovate questi casi qui, non strappatela, perché di solito conosco persone che prendono, strappano via. E non è la maniera giusta, ovviamente, perché vi andate proprio a rovinare l'unghia del tutto. Incitate anche le vostre clienti a non farlo perché davvero è un massacro. Allora, in questo caso ci andiamo a procurare la fresa. Io vi faccio vedere come lo tiro via con la fresa. Si farà parte del lavoro con la fresa e poi userò una lima banana 100/180 per finire il lavoro di sollevamento. Perché mai tirate via un sollevamento del tutto solo con la fresa perché vi andate a rovinare l'unghia. Allora, purtroppo mi si è rotta, cioè si è sollevata l'unghia della mano destra e quindi io adesso lavoro di sinistra e non è facile, quindi mi vedrete impugnare la fresa non nella maniera insomma abituale, che è questa, quella giusta, mi vedrete fare un po' quello che riesco. Comunque fate poco caso magari a come la tengo. Allora, cominciate a lavorare nei contorni di quello che è il sollevamento. Quindi da questa parte qui fate per bene il lavoro di punta del giro cuticole, mi raccomando, ignorate totalmente l'unghia di nuova crescita. Andate a opacizzare il resto della superficie. Come vi ripeto, i miei movimenti non sono egregi perché comunque sto impugnando la fresa con la mano sinistra, quindi concentratevi sul resto dell'unghia e per ora ignorate lo sollevamento. Ok, io a questo punto ho tolto quello che sarebbe il quantitativo necessario per un refill, però ho il sollevamento e quindi questo va tolto. Adesso comincio a lavorare vicino al sollevamento. Di punta, mi raccomando, e senza coinvolgere l'unghia di nuova crescita. Non fate troppa pressione. Non insistete sempre in quel punto, altrimenti causate riscaldo. Con piccoli movimenti, sempre di punta nei contorni del sollevamento, piano piano lo andate, diciamo, a tagliare. L'importante è che siate lievi, altrimenti scottate l'unghia e ovviamente la andate a rovinare. Se io in questo momento facessi troppa pressione o stessi
come si può dire, lavorando con una velocità troppo alta e tutto, avrei già causato riscaldo. Ok, come vedete, gran parte del sollevamento è stato tolto. Adesso abbandono la presa. Ok, a questo punto prendiamo la lima. Abbiamo abbandonato la fresa perché comunque adesso mi sono avvicinata veramente tanto all'unghia naturale e quindi continuando con la fresa l'andrei a stressare troppo e quindi è meglio fare dei passaggi, dei movimenti fluidi, arrivare a togliere il sollevamento del tutto ma facendolo con la lima. Quindi comunque dalla parte 180 con dei piccoli movimenti sempre circolari, vedete che è un lavoro proprio tutto circolare. Lavoriamo sempre nei lembi, nei contorni del sollevamento. Mi raccomando, il sollevamento è importantissimo toglierlo sempre al meglio, in quanto se non lo levate per bene, purtroppo vi si rifà, anche se voi il gel lo applicate correttamente, l'unghia è preparata bene e tutto, ma il sollevamento è stato tolto male, purtroppo lì vi si rifà e quindi è molto importante sempre toglierli. Un sollevamento ogni tanto può capitare, ci sono unghie più grasse di altre. Quello che mi raccomando, se tutte e 10 le unghie vi si sollevano, cominciate a farvi delle domande perché evidentemente sbagliate qualche cosa, o nella preparazione dell'unghia, o nei gel che usate, oppure toccate le cuticole, che è una delle cause, diciamo, più frequenti di sollevamento. Come vedete, ci metto tempo, ma lo faccio con molta cura. E vedete che pian piano si sta scoperchiando l'unghia e si sta abbassando quello che era tutto il sollevamento. Mimetizzate molto bene quelli che sono i lati del sollevamento, perché altrimenti purtroppo quando andrete a mettere sopra il gel nuovo, a meno che non andate a fare magari un monocolore o altro, ma se tornate a fare un French o quello che insomma un colore trasparente o quello che è, se non avete mimetizzato bene, purtroppo vi rimarrà la trasparenza, cioè il fantasma del sollevamento. Perché molti purtroppo usano in questi casi un gel make up, un gel semicoprente, ma non perché gli piace il make up o semicoprente, ma per camuffare il sollevamento. I gel make up e semicoprenti vanno usati in determinate condizioni, se piacciono, ma non comunque perché siete obbligati secondo voi ad usarli, perché il sollevamento altrimenti non lo camuffate. Che lì vuol dire che allora errate nel toglierlo. Controllate. Adesso io ormai ho l'occhio, però intanto che andate per togliere il sollevamento, spolverate spesso, così vi rendete conto di quello che rimane. Non fate caso alle cuticole perché purtroppo ho chiuso dentro il cassetto anche quelle. Ho fatto un bel tutt'uno. Ok, quello che vedete dalla parte di sinistra, il sollevamento praticamente non si vede più, però ancora si vede un pochino a destra, perché era più sollevata da questa parte. E quindi mi concentro in questa zona. Questo qui
Tanto per mostrarvi al meglio, era un sollevamento bello, brigoso. Di solito i sollevamenti dati da errata preparazione dell'unghia, aver toccato con il gel le cuticole, sono più lievi delle volte, quindi avremmo già finito da un sacco. Ci sono piccoli sollevamenti addirittura in cui basta una passata di fresa e l'avete già mimetizzato. Questo invece è un bel sollevamento grande. Ecco, il sollevamento adesso è stato tolto. Ok, vedete? Vedete questo lembo qui? Ma è la tip, perché io qui prima avevo una tip. E ho ancora tuttora una tip che sta appunto crescendo. Come vedete, il sollevamento purtroppo si è portato via anche un pezzo di laterale. Qui, e quindi comunque questa è un'unghia che per tornare in forma e tutto il resto adesso io dovrò a cartina allungare e ricreare questo laterale qui, perché essendo andato segato, sparito, se non lo ricreassi avrei un'unghia precaria comunque in questa zona. Ok, da qui quindi avete opacizzato anche il resto dell'unghia, potete applicare il primer e procedere come d'abitudine. Adesso l'unica cosa che mi dispiace è che pare che io non l'abbia mimetizzato del tutto, ma è la tip, perché altrimenti in questo caso qui avreste l'unghia totalmente uniforme. Voi calcolate solo che vedete ancora questa trasparenza data dalla tip sottostante. Ok? Spero che sia tutto chiaro. Se avete qualche domanda, mi raccomando, sempre qui sotto. Grazie a tutti e un bacione.